Sono anche molto contento e infatti anche molto orgoglioso che l'Olanda, i Paesi Bassi, siano il paese ospite, il primo paese ospite di questo festival che consideriamo importante, stabilito. E dunque sono contento che durante questo festival abbiamo anche l'opportunità di presentare alcuni dei nostri scrittori, illustratori durante questo festival. Infatti ci sono alcuni qui, c'è il nostro scrittore e poeta Ilya Pfeiffer, che ha scritto un importante libro anche sulla città di Genova, la Superba. Lui, parlando di biciclette, 10 anni fa ha preso la bicicletta dall'Olanda, è andato in Italia e non è mai più ritornato in Olanda. Genovese di adozione. E speriamo che il suo libro, La Superba, sarà tradotto in italiano. Susan Diderle e Mark Janssen, due scrittori e illustratori di libri per l'infanzia, per i bambini, e loro durante questo festival hanno anche dato workshop proprio per bambini. Allora, un matrimonio molto, molto buono, molto forte, una relazione molto positiva, come mostrata anche dalla visita di Stato l'anno scorso della coppia reale qui in Italia. Il re e la regina sono andati a Roma, sono andati a Milano e anche a Palermo e hanno mostrato quanto è ampia, quanto è profonda la relazione fra i nostri due paesi. Questo ha a fare con tanti fattori, ovviamente ci sono quelli economici. L'Italia per noi è sempre il quinto mercato più importante, parlando delle esportazioni. Esportiamo sempre più in Italia che in tutti i paesi BRICS, i mercati emergenti messi insieme. Parlando dei rapporti culturali, ovviamente c'è la letteratura, siamo fieri di quello che abbiamo da offrire, una letteratura molto, molto diversa. Abbiamo anche la nostra architettura, il nostro design, anche questi settori li presentiamo qui in Italia e lavoriamo insieme con i nostri partner italiani. E poi c'è la politica estera. Lì il progetto attuale è molto interessante, per esempio il fatto che condividiamo una sede nel Consiglio di Sicurezza, nelle Nazioni Unite, lavorando su tutti i grandi temi che riguardano la sicurezza. E c'è ovviamente l'Unione Europea, e su questo parleremo di più. L'Unione Europea, che per voi e per noi è cruciale. Io credo, il mio governo crede che viviamo nel continente più ricco, più sicuro, più stabile, più democratico nel mondo. Ma questo non è scontato. Per questo il ruolo dell'Unione Europea è molto importante e su questo dovremo continuare a lavorare insieme, sui temi importanti a Bruxelles. C'è la sicurezza, anche lì un ruolo importante per l'Unione Europea, e ovviamente c'è la migrazione e la stabilità dell'Eurozona, e su questi temi l'Olanda e l'Italia sono molto vicini, ma non sempre proprio con la stessa opinione. E dunque su questo bisogna parlare, e per questo sono contento di poter essere. Grazie. Grazie ambasciatore, grazie per aver probabilmente aiutato anche.